Donna Concetti, non ho potuto trovare le mie scarpe. Già te vanno a me? No, non è che le voglio da voi, ma siccome sono stata 7 giorni a letto con la febbre, ho domandato se le avete viste. Tu quando ti corri da sta, dove mettiste? Ero la viva a mettere, lo guarì, su tu rit. E vedete bene che là stanno. Non ci sta niente, donna Concetti, non ci sta niente. Le scarpe sono sparite. Domandatela a Nannillo, lui. Non incominciamo, Nannillo, non Nannillo. Io non ero proprio il tipo che mi vendevo le scarpe tue. Sapevo nude le scarpe, Pasqua. Ma io come faccio? Come faccio? È ladro matricolato. Ma non mangio la mia niente, non mangio. Ma non dire a me vendevi le scarpe e ti faccio le scarpe. Ma confessalo, confessalo. Ma mangio con cosa? Ma non mangio con le scarpe tu. Tu le scarpe. Non mi piace, la presepia. Non mi piace, chi le parla a bambere, parla a schiove. Poverimmi in questa casa, ogni cosa che succede se la pigliano con me, se la pigliano. Ma è cominciata a prima mattina. Ah, superato. Ma non è quando accetta, ti voglio ma te la sei tu lì, se per la galera l'hai cresciuto, per la galera. Oh, mamma mia, donna Concetti, donna Concetti, e io come esco? Io sono stata 7 giorni a letto con la febbre, quello si vende le mie scarpe, donna Concetti. Pasqua, fa ma carità, trovati una camera mobiliata, dopo Natale te ne vai e non ne parlarmi più, perché io mi vergogno di avere gente in casa con questo delinquente, non posso pigliare responsabilità. Pigliati si scarpa, le scarpe, ma quello dopo Natale te ne compri un altro paio a spesa mia, se rompono quelle 50-60 lire, l'avranno rubata per me, ma prego. Sia fatta la volontà di Dio, sia fatta. Ma perché non lo chiudete? Ma perché non maniate? Ma titolo un serraglio, questo è un delinquente. Ma che aspettate che mamma tenna una notte, sì. Uno si cocco con la febbre e si sono senza scarpe. Perché ti sei venduto le mie scarpe? Bravo, avanti, perché hai venduto le io ho ragione, capito, sì o no? Ma come tu vieni le scarpe, hai pure ragione. E ho ragione, ragione. Sentiamo la ragione. Va bene. Sì, signore, confesso, mi sono venduto le scarpe. Piano. Ma perché l'hai venduto? Perché io mi pensavo che zio Pasqualino non si alzava più. Mamma mia, voi lo sentite? Insomma, io aveva morì. No, aveva morì zio Pasquale. Era morì, cioè no, non è che aveva morì, perché io sono sfortunato, che sia la verità, sono sfortunato. Il medico, quando lo venne a visitare, parlò chiaro, no? Aspetta un momento, il medico ha parlato chiaro con chi, ma che mi si nasconde qui? Pasquale non ti ha detto che sei un bruglione bucciardo. Sì, è un bruglione, sì. Il medico disse che c'era pericolo, ma nessuno sa per niente, no? E allora io che va a fare? Mangio venuto pure cappotto, Lucari, tu lo senti? Stava venuto pure Cappotto di Pasquale, Cappotto Nucella. Quello col collo di pelliccia, tutto bene. La pelliccia. Quello con la fodera scozzese. Pasquale, tu non ne dici. Ho capito.